In questa puntata di Provincia in Forma, un progetto per la costa toscana e isole dell'arcipelago. A Liciana Nardi, la prima festa dell'apicoltura, quando la danza incontra la scultura, al castello Malaspina di Massa. Il calendario venatorio 2010-2011. Appuntamenti, fino al 4 settembre c'è la mostra di Marco Baudinelli, un filo diretto con l'amministrazione provinciale. Si rinnova e si innova il progetto legato al prodotto turistico Costa di Toscana e Isole dell'Arcipelago. La giunta provinciale ha infatti approvato un protocollo d'intesa che, non appena firmato, permetterà di dare una nuova linfa e nuove idee al progetto fino al 2012. Costa di Toscana nasce nel 1998 grazie all'accordo tra le 5 province costiere, da Massa Carrara a Grosseto, e le agenzie per il turismo interessate. Lo scopo è quello di offrire sul mercato turistico un prodotto unico e innovativo. Il progetto si arricchisce nel corso degli anni con l'adesione dei consorzi turistici che operano lungo la costa, delle 5 camere di commercio, della Regione Toscana e di Toscana Promozione. Il nuovo accordo sarà sottoscritto dalla Regione, dalle province, dalle camere di commercio, da Confcommercio Toscana e Confesercenti Toscana. Organizzare meglio le componenti del prodotto, Costa di Toscana e Isole dell'Arcipelago, individuando le strategie e gli strumenti di marketing più efficaci. Riqualificare complessivamente l'offerta turistica del prodotto e l'applicazione di parametri di qualità previsti dai progetti regionali rispetto alla sostenibilità ambientale e dalle procedure internazionali di certificazione. Sono questi alcuni degli obiettivi principali che innoveranno il progetto da qui al 2012. Si chiama Festa dell'Apicoltura ed è la prima festa polinigianese del miele e delle api. È in programma a Liciana Nardi, all'interno del paese, il 28 e 29 agosto, la prima edizione della kermesse dedicata al prodotto dal colore ambrato, nella versione più conosciuta, distillato dalle api direttamente da madre natura. Tra convegni, visite guidate, dimostrazioni, animazione, ristorazione e, non ultimo, una mostra mercato sui prodotti dell'alveare. Ci sarà spazio per un programma che promette di soddisfare tutti i palati. Chi ne ha fatto una professione, chi una passione o un hobby, chi è diventato esperto, chi invece si limita a fare un'esperienza sensoriale di consumatore, garantendosi comunque benefici per la propria salute. Protagonista sarà lui, il miele, con i suoi derivati, ma non un miele qualunque, quello DOP della Lunigiana, con denominazione di origine protetta, certificato dall'Unione Europea, il primo in Italia ad essersi fregiato di un tale pedigree. L'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha aderito di buon grado all'iniziativa del Consorzio Produttori di Miele DOP della Lunigiana per organizzare questa rassegna nel comune di Liciana. Questo per sottolineare l'importanza che il lavoro che gli apicoltori fanno nella nostra zona e la qualità del prodotto che poi riescono a trarre dagli alveari. Durante questi 2 giorni di rassegna ci saranno convegni importantissimi per quanto riguarda appunto la vita delle api, cos'è che causa la moria delle api. Illustri professori si alterneranno i microfoni proprio per dare consigli, ecco, suggerimenti ai nostri apicoltori. L'amministrazione sostiene sempre questo lavoro che portano avanti queste persone, spesso anche con grande sacrificio. Nei convegni si parlerà delle cause della moria delle api e delle propoli e delle sue proprietà curative. La smielatura, dal miele in favo al miele in vasetto, la mostra del mercato del miele e dei prodotti dell'alveare, spazi e laboratori didattici sono alcuni degli appuntamenti. In particolare la mostra resterà aperta sabato 28 e domenica 29 dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30. Sabato e domenica mattina un bus navetta farà spola tra Liciana e Boceda, a Mulazzo, per una visita didattica alla mieleria e cereria della cooperativa Il Pungiglione. Ci saranno anche musica e animazione per grandi e piccini. Non mancheranno solleticanti al palato. Si potranno gustare il chai, a base di farine di castagna della Lunigiana, farciti col miele DOP e le focaccette farcite. Infine non può mancare una visita ai ristoranti locali, giusto magari nella pausa della mostra mercato, che per l'occasione proporranno un'offerta enogastronomica con i piatti e ricette del territorio, e visto il tema, anche a base di miele. Per l'occasione sarà disponibile un menù festa concordato a prezzo popolare. Programma completo su www.provincia.ms.it.
Mettete insieme quanto di più contrastante possa esserci. Staticità e movimento, scultura e danza, quasi un ossimoro per buttarle in letteratura. Interpretateli attraverso un video installazione che le miscela e avrete linguaggi in dialogo, Cordelia von de Steinen e Pietro Cascella. Scultura, danza, video installazione. Il nuovo appuntamento con diversità, il progetto provinciale per l'arte contemporanea promossa dall'amministrazione di Palazzo Ducale, giunto alla terza annualità. L'allestimento per l'iniziativa dell'associazione Scala Plano potrà essere visitato fino a 29 agosto secondo l'orario d'apertura del castello, dalle 10 alle 13, dalle 17 alle 24, chiuso il lunedì. La videoinstallazione è curata da Francesca Corchia. La danzatrice Caterina Figaia, protagonista del video, interagisce con le opere degli scultori Cordelia von de Steinen e Pietro Cascella, stabilendo un rapporto fisico ed emotivo con la materia e i luoghi in cui agisce. L'ingresso alla videoinstallazione è compreso nel biglietto d'ingresso al castello. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 335 34 83 62. Con la terza domenica di settembre, il 19 per la precisione, si apre ufficialmente la stagione venatoria 2010-2011, che si chiuderà il 31 gennaio 2011. Il nuovo calendario regionale, pubblicato sul portale della provincia, è valido per tutto il territorio regionale. In particolare, la caccia è consentita 3 giorni a settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. In tutte le zone di protezione speciale, ZPS, individuate dalla Regione Toscana, l'attività venatoria e le attività di allenamento e addestramento dei cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale che riguarda i criteri minimi per la definizione di misure di conservazione. Le province possono integrare il calendario venatorio con una regolamentazione locale che autorizza il prelievo di determinate specie a secondo delle modalità prestabilite fin dal mese di agosto. Tutte le particolarità valide per il territorio di Massa Carrara sono disponibili sul portale della provincia www.provincia.ms.it. La comunicazione visiva, la grafica, l'arte in una mostra pensata per avvicinare lo spettatore alle similitudini fra queste diverse dimensioni artistiche. È in corso a Palazzo Ducale una mostra sui 30 anni di attività creativa e professionale di Marco Baudinelli, un viaggio in tutte le declinazioni della comunicazione visiva e della creazione grafica. Sarà possibile visitare la mostra ancora per pochi giorni, fino al 4 settembre, dalle 18 alle 19.30 e dalle 21 alle 24, la mattina solo su prenotazione. L'ingresso è libero, info su www.provincia.ms.it oppure 347 71 46 260. Uno spazio dedicato per comunicare direttamente con l'amministrazione provinciale. È il filo diretto raggiungibile dal portale della provincia. Basta un semplice clic per collegarsi ad una pagina di servizio per porre le domande, fare segnalazioni o semplicemente esprimere giudizi o suggerimenti. Se si preferisce, si può comunque inviare una mail all'indirizzo filodiretto@provincia.ms.it. Risponde sempre, dall'altra parte, in breve tempo, l'ufficio relazioni con il pubblico di Palazzo Ducale. E per chi non ha dimestichezza con la tastiera e il mouse, nessun problema. Il filo diretto può essere telefonico al numero verde 800 49 84 98 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 o il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17. Per essere aggiornati con le notizie da Palazzo Ducale è invece possibile iscriversi alla newsletter periodica, compilando con un paio di clic il formulario presente sul portale. Oppure, per chi è amante dei social network, collegandosi alla pagina della provincia su Facebook e chiedendo semplicemente l'amicizia.